Siamo a Pesaro, a Villa Catanestua. Qui con noi c'è la dottoressa Chiara Ludovici, presidentessa dell'Associazione Sentiero dell'Anima. E volevamo sapere quali sono gli argomenti che sono stati toccati in questo convegno. Sì, e intanto grazie di essere qui. Ma allora, gli argomenti prevalentemente diciamo sono diversi, ma in realtà hanno un unico comune denominatore che è quello di fornire strumenti, tecniche di sostegno e di supporto per poter affrontare disagi e difficoltà nella vita quotidiana e quindi permetterci anche di conoscerci e di accettarci meglio. Ognuno chiaramente espresso e manifestato in un modo diverso, ognuno attraverso delle proprie tecniche, anche se però il trait d'union è quello, quindi lavorare su se stessi e sul proprio sentire. Abbiamo trattato quindi la parte della consapevolezza, cosa intendiamo per consapevolezza e perché è importante il processo di trasformazione. Abbiamo trattato la relazione io-tu, quindi la relazione con l'altro, e abbiamo trattato delle tecniche un po' più fisiche, corporee, che sono i vari tipi di massaggi olistici e passando poi alla riflessologia plantare, cranio sacrale. Abbiamo trattato poi anche l'uso della voce come tecnica e metodo di guarigione e poi abbiamo trattato invece anche il disegno onirico, quindi imparare a disegnare e drammatizzare con il cuore. Quindi parecchie discipline, quindi parecchie figure professionali. Quali sono? Sì, siamo un piccolo gruppo, però già sufficiente, siamo sei colleghe e quindi chiaramente oltre ad essere io presidente sono anche psicologa e counselor olistico e formatrice e comunque anche diciamo, conduttrice di gruppi di crescita personale. Abbiamo poi due naturopate che fanno una massaggi olistici e l'altra riflessologia e cranio sacrale. Abbiamo una pedagogista clinico che lavora appunto con il disegno onirico. Abbiamo una cantante ricercatrice vocale che appunto utilizza l'uso della voce e infine una psicoterapeuta che lavora prevalentemente appunto sulle relazioni. Qui c'è stato un bellissimo scenario, tantissima gente. Quali sono le sue impressioni? Ma sinceramente sono molto contenta e non mi aspettavo tutto questo flusso di persone e spero veramente possa essere un'occasione per tanti di scoprire veramente nuovi strumenti, di scoprire nuove cose, di ampliare la loro visione della realtà e il loro contatto con gli altri e con l'universo. Quindi un'esperienza positiva per tutta questa gente. Sicuramente qualche cosa vi lascerà, mi auguro che possa essere non una cosa fine a se stessa, ma che possa poi continuare per loro e che sia con me e con noi, ne sarei felicissima, però comunque gli auguro che possa continuare per loro un percorso veramente di conoscenze e di crescita, perché siamo qui veramente in un viaggio e quindi questo è importante ed è ciò che auguro a tutti. Grazie di questa bellissima giornata. Grazie a voi, grazie mille.